Bentornati alla nostra nuova edizione. Queste sono le principali notizie di oggi. Vicenza, controlli straordinari, 21 persone colpite da provvedimenti del questore Sartori. Lungo ponte, iniziato il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica, ha portato ad una nuova intensa operazione di controllo della polizia sul territorio iberico. 147 le persone identificate, 27 veicoli controllati, 13 esercizi pubblici ispezionati, 2 autobus di linea e 6 posti di blocco lungo le principali strade della città. Questore Sartori ha emesso 13 fogli di via a carico di altrettanti soggetti gravati da precedenti di vario genere, 8 decreti di allontanamento dal territorio nazionale. Vicenza, consumo di alcolici fuori dai plateatici, l'ordinanza non verrà prorogata. Con il termine dello stato di emergenza sanitaria al 31 maggio decadono quasi tutte le restrizioni imposte dal governo, regioni e comuni. L'amministrazione di Vicenza ha comunicato oggi che non rinnoverà il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori dei plateatici dei locali pubblici della città. Veneto, convegno FSP, Polizia Nordio, maggiori tutele, garanzie per gli operatori. Si è svolto questa mattina il convegno di FSP Polizia Padova, dal titolo La tutela delle forze di polizia, aspetti tecnici e legislativi per definire il ruolo futuro degli agenti e le nuove tematiche nel lavoro quotidiano degli operatori impegnati a garantire la sicurezza ai cittadini. Relatore all'evento Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia, che ha dibattuto a lungo sull'importanza di riassegnare alle procure generali l'azione inquirente nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Previsioni meteo 3-5 giugno, caldo afoso, temperature oltre i 30 gradi, una forte spinta dell'alta pressione africana invade tutta l'Europa. Saremo interessati da correnti calde e umide, tuttavia non mancherà qualche temporale sui rilievi. I valori termici che andremo a registrare sul Vicentino saranno quelli tipici del mese di giugno. Pagina dell'Eco Nazionale dall'estero, centesimo giorno di guerra in Ucraina, al via il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Questa guerra non avrà vincitori, sostiene l'ONU. Piuttosto abbiamo assistito a ciò che è stato perso, vite, case, lavoro, prospettive, affermato in un comunicato il segretario generale aggiunto, coordinatore delle Nazioni Unite delle crisi per l'Ucraina. Ancora dall'estero, Biden parla agli americani, serve una stretta sulle armi. Il presidente americano, rivolgendosi direttamente agli americani dalla Casa Bianca in merito agli ultimi episodi di violenza negli USA, ha chiesto al Congresso leggi sulle armi più stringenti. Ha dichiarato che le armi sono la prima causa di morte per i bambini in America, più del cancro. Sport, la Nation League si è aperta con il pareggio tra Spagna e Portogallo, finisce 1-1 ed è lo juventino Morata a firmare il vantaggio delle Furie Rosse, riprese all'82esimo da Horta. Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato l'allarme, Mosca ha deportato in Russia oltre 200.000 bambini ucraini, l'accusa riportata dalla CNN con il presidente ucraino che dichiara che il Cremlino sta perseguendo una corrente politica criminale di deportazione. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci a domani.